Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e siamo tornati con il nostro Steven Age, signori, per continuare la nostra risalita. Allora, io non ricordo niente come siamo messi. Ok, abbiamo fatto la partita di Carabao Cup vincendo 2-0 contro il Barro. Ok, e ora abbiamo la prossima partita contro chi? Nuovamente con del Carabao Cup? Forse sì, partita in coppa, partita di coppa contro il Wolves col Carabao Cup. Va bene, non, sono un attimino confuso, però va bene. Non mi dice niente di questa partita, ma chi se ne, sì, andiamocela a giocare senza problemi, senza se, senza ma. Scendiamo in campo con il nostro nulla, perché un attimino dobbiamo andare a capire la formazione. Allora, Norris è stanco, quindi direi di far giocare Raid, che è più in forma. Anche Smith è stanco, quindi devi mettere il nostro Bostic, che non lo sa fa e quindi non può giocare. Gioca Timbuktu, no, gioca Bostic, deve imparare a fare anche quello che deve fare. In difesa mettiamo Pier Gianni. Matteo è stanco e gioca Wilding, ma anzi gioca Smith che è fuori forma, quindi lo facciamo giocare così recupera la forma. E niente, signori, aspettate, posso a lui metterlo un pochino più indietro, così gli dico di fa, no, così continua a fare il cc un pochino più indietro, un pochino più così sei contento e fai il no, niente, no, non mi fa fare il coc, niente da fare, gioca ando cazzaro la vuoi, fai quello che vuoi e tanto fai schifo comunque. E andiamoci a giocare tutti i momenti clou, signori, contro il Wolves, che il Wolves si pronuncia così, non lo so, correggetemi scrivendolo, che tanto scrivendolo lo leggo dalla stessa maniera, però va bene, non è questo il dettagli. Signori, concentrati, carichi, il nostro Steven Age, partita di Carabao Cup. Non so minimamente come siamo combinati, non ricordo niente perché sto gustando gli episodi un po' a saltare, un po' a caso, anche tra Balotelli, Formula 1, Minecraft. Registro tanto e poi mi fermo e quindi sono un attimino confuso su cosa fare, però ci siamo sul pezzo, signori. Intanto loro stanno attaccando loro al nono minuto. Riusciamo a recuperare sta palla? Sbracalo! Gli ha dato vantaggio, noi ti sbraghiamo di nuovo, bello così. Riesci a levargliela sta cazzata di palla? Contropiede, no, mi ha fermato. Maledizioni su te, la tua mucca, va bene, ripartiamo noi con Roberts. Con Roberts, buona la palla, attenzione, list, si allarga, list, mannaggia a te, contropiede nostro, bello, 59esimo, sulla fascia destra, Rives, vediamo che cosa si inventa, Rives si inventa una gran cacata, ecco che cosa si inventa, aspettate signori, io però devo fare una cosa, perché andiamo un attimino su impostazioni. Impostazioni di gioco, visuale, campo largo, no, va bene, video, barra nome giocatore, scegli se mostrare la barra nome giocatore, indicatore, nome giocatore, ok, così vi leggo direttamente chi è che c'ha la palla, perché sennò se devo leggere pure i nomi da sotto mi confondo terribilmente. Ok, azione loro al 69esimo, stiamo 0-0. Siamo 0-0. Azione loro di contropiede. Soul arriva Gallardo della stoppa. List cerca di ripartire. Non lo fanno ripartire al 70esimo ancora. Loro, il Wolves in contropiede sulla fascia destra. Dobbiamo difendere con le unghie e con i denti. Bello, Pier Gianni anticipa. Ancora loro al 77esimo. Soffertissima sta partita. Uno contro uno. Chi è? Pier Gianni che è rimasto lì. L'ultimo difensore. Loro però preferiscono cincischiare. E cincischiando perdete però la possibilità di attaccare. Forse no, perché stanno a costruire bene l'azione. Porca paletta ambriaca. Bravo, perché l'ha fermato? Non ho capito perché l'ha fermato quando stavano a tirare. Però va bene, contropiede del Wolves all'80esimo. Mi potevano far fare l'azione d'attacco, però invece di farmi fare di farmi difendere il contropiede. Bellissimo. No, la stavo per tirare. E non solo il pallone stavo per tirare, signori. Mannaggia, allora attenzione, contropiede. Lo Steven Age parte con list. Vince il contrasto. List. Entra in aria. List. Grossa responsabilità qui perché ha tirato addosso. Cosa è successo? No, il rigore all'87esimo. No, però il rigore all'87esimo. No, signori, non ci sta.
Non ci sta, arrivo all'87esimo contro Raul poi. Contro Raul, dove la tira? La tira di là. Ha tirato centrale, ma beffato dalla mia stessa tecnica, signori. Beffato dalla mia stessa tecnica. È finita. Perdiamo 1-0 per un rigore all'87esimo. Qualificazione sudata, giunta a terra. No, siamo fuori. Fuori dalla Carabao Cup. E vabbè, signori. Fuori dalla Carabao Cup. Non un avversario troppo difficile, perché l'abbiamo avuto le nostre occasioni. Però va bene, non siamo ancora pronti a scontrarci con i grandi. Non siamo ancora pronti ad scontrarci con i grandi. Vediamo un attimo la classifica, perché siamo terzi. Ok, a 18 punti dopo 9 partite. Va bene, avanziamo. Prossima partita in campionato in casa contro il Wimbledon, che ha 15 punti. Attenzione, il Wimbledon è un attimo pericoloso. Possiamo fare qualche cambio? No, mi sembra che siano messi tutti abbastanza bene, sono carichi e noi scendiamo in campo così. Contro il Wimbledon scendiamo in campo pronti all'azione, pronti e carichi per spaccare tutto. In campionato non possiamo fallire, signori. Dobbiamo riuscire a salire subito in serie, nella serie superiore. È un percorso lungo, sarà una serie molto lunga, signori, se la supportate, se tutto va bene. Poi per quanto riguarda il mercato, signori, mi sta avendo una pazza idea di mandare gli osservatori sempre negli stessi stati e nelle stesse nazioni e farmi la difesa di una sola nazione, il centrocampo di una sola nazione e l'attacco di una sola nazione. Però vediamo. Roberts vede il movimento perfetto di List, che è fresco come un treno. List entra in aria, List è entrato in aria e l'ha buttata fuori. Grande List, mortacci tua. Al 38esimo ancora lo Stevenage, contropiede, palla per List. List, fa fuori il difensore centrale. List, l'alza leggera, stacco di testa, bellissimo. Quanto stiamo sprecando al 53esimo. E pallone loro, porca miseria. Attenzione, ero un attimo, pensavo fosse azione nostra, invece azione loro. Il Wimbledon, che va bene così, recuperiamo una palla fortunatissima. Gallardo poi la spazza via. Rigore per noi. Signori, io lo tiro sempre centrale ai rigori. Raid sul dischetto, attenzione. L'abbiamo caricata brutta. Tra l'altro eravamo pure centrale, eravamo riusciti a segnarlo. Si era buttato lui, mannaggia. Contropiede il Wimbledon. Uno contro uno. Che cazzo non lo fa? Ma che... Meno male che il recupero di Wonkot. Attenzione, contropiede dello Stevenage, che c'ha l'uomo in meno. Perché mi hanno espulso un giocatore? C'è il cartellino rosso sopra la scritta allo Stevenage. Va bene, qui. Ma noi non ci demordiamo. Raid, entrato in aria. Raid. Di quanto l'ha toccata, l'avevo piazzata all'82esimo. Pallone per il Wimbledon. Sono andati loro in contropiede. Noi siamo andati a fragole tutti quanti a fragole. Esci portiero, Chapman. Finita, 0-0. Mamma mia, che prestazioni brutte. Mamma mia. Abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare. Sotto porta abbiamo sbagliato tutto. Bastava semplicemente buttare dentro un pallone, avremmo vinto. E vabbè, ci stanno. Questi stop ci stanno, però dopo che siamo usciti dalla Coppa, no, signori. Dopo l'eliminazione dalla Coppa, anche no. Cioè, dobbiamo un attimino martellare, sennò... Il secondo mensile squadra primavera, aggiornamento dell'osservatore, andiamo a leggere tutta sta posta che è arrivata, signori. Allora, il secondo andiamo a vedere. Giocatore impegnato nella nazionale, Matteo, Repubblica Ceca e Gallardo col Messico. Aggiornamento dell'osservatore. Allora, Oscar Norman 48-64 100, no. Taylor Harris 69-94 a 15 anni 275. Zio, io ti porto, poi vediamo. Mason Summers 60-82, no. Ajan Cooper 59-81, no. Tommy Allen 57-75, no. Va bene, è il primo, ce lo siamo fumati. Haney, che torna dall'Irlanda con Mooney 52-70, inguardabile. E John Hackey 52-72, inguardabile anche lui dall'Irlanda, niente da fa. E secondo talenti dalla Scozia, Galloway 52-72, inguardabile.
Eris Love, mamma mia, che delusione, mamma mia, che cose brutte. Programma di crescita, non mi fa più vedere così, no. Andiamo a vedere allora noi direttamente da qui cosa ci siamo portati a casa. Vediamo un attimino, vivaio, vediamo qual è la situazione del vivaio che mi viene da piangere. Tre soli giocatori, ok. Harris dovrebbe essere quello che siamo presi ora, sì. Che è un 69-94, 15 anni, un 51. Tu, se non sbaglio, però mi dicevi che eri già un esterno, no? Più che un asa, se hai un piedino sinistro, io quasi quasi. Fermi tutti. Ci tranquillizziamo, perfetto. Lui, ok, cambiamo il ruolo. Hai un piedino sinistro e ti direi di diventare un esterno sinistro. Sai correre, non sa fa altro. Va bene, diventami un terzino sinistro, che è la cosa migliore per tutti. Gli altri due invece che stanno a fa? Abbiamo De Sosa, che è un 55 e deve migliorare in passaggi per forza. Box to box, tiro, dribbling, recupero palloni. Difesa no, centrocampista centrale, migliora in dribbling. E fatti questo, va. E fatti questo. E invece l'altro che sta a fa? Hamahalen, un 48, un altro CC da passaggi terribili. Mamma mia, che giovanili inguardabili che abbiamo. Che giovanili inguardabili che abbiamo. Mamma mia, mamma mia. Vabbè, queste sono e queste ci teniamo. Giochiamoci l'ultima partita, signori. Contro il Grimsby. Il Grimsby. Momenti clou e scendiamo in campo. Non ho visto se potevo cambiare la squadra, mannaggia, potevo fare un poco di turnover per far tutti contenti e invece non ho fatto assolutamente nulla. Bene così. Terza partita, pronti a scendere in campo per la terza partita. Contro il Grisby. Pochi istanti ancora, Che calcio cazzo è? d'inizio, tema Pomeriggio, sempre più al rovente. Un tramonto. abbraccio, una Non si telecamata che capisce riesce a niente, una calcare maglietta. Daniele Bene, noi Dani, che siamo si quelli stanno viola. oggi nella Ok. telecronaca. Anche oggi ATB. Contropiede per lo Stevenage al tredicesimo. Palla in uscita dall'area di rigore. La stoppa Smith. La stoppa Smith che cerca. Là era ancora mia la palla. No, rigore al diciottesimo per loro. No. Ma perché dico io? Ma perché? Ma perché? Momento chiave del Attenzione, match. attenzione. Rigore! C'è il gol, L'avevo prettissimo presa, veloce. l'avevo presa, l'avevo sfiorata con le dita. Con le dita l'avevo sfiorata, mannaggia voi. Il Grisby è ancora in contropiede al 32esimo. Mamma mia. Male, 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 male. Dai, guarda che natiche. Riusciamo a partire in contropiede? No, perché appena io proverò C'è la un'azione. prateria Attenzione, per attenzione, Randazzo. attenzione! No! Ma quanto l'odio, ma quanto l'odio! Voglio vedere se segnavo cosa mi faceva, se mi annullava tutta l'azione. Sarebbe stato molto divertente da vedere. Comunque lo Stevenage parte in contropiede. Con Reed che si allaga sulla fascia. Reed, velocissimo. Reed, li semina tutti. Li semina tutti, Può andare in porta qui. Reed cerca il compagno! 1-1. Risultato Norris! vittoria, La parità. sblocca lui. Cioè sì, la sblocca lui. La pareggia lui. Va bene così, 1-1. Ci servono i 3 punti, signore. Ci servono i 3 punti. Ci sono i 3 punti per forza, quindi concentrati, se no noi non andiamo da nessuna parte. Che brutta, che cos'è? Che cosa sta? Che cosa sta? Che cosa sta? Non ci ho capito niente, non ci ho capito niente. Ah, si riparte con una palla per loro sulla fascia sinistra. Scannel, scannato da Swinsey in maniera decisa. La palla Ritorna finisce in palo Swinsey in panchina laterale. con noi. Pallone per lo Stevenage che va in attacco al 75esimo. Palla nel cerchio di centrocampo, il pallone arriva a Bostic, che si allarga in maniera Arbitro non prepotente, rimane interviene per all'impiedi vantaggio. dopo il brutto fallo che stava per subire, prova a Ottimo crossarla, cross cross nel mezzo. bruttissimo, palla al portiere, non ci credo, di nuovo il rigore, dai però, non mi possono fare sempre rigori. Con questo rigore Ah, potrebbero attenzione, ritrovare il vantaggio. McPhee. C'è il gol, il portiere non ha potuto nulla. Cioè, ma tu ti immagini che io sto perdendo per due rigori Finisce che. qui, nulla da fare dunque per gli ospiti che No, entrano dal vabbè, che campo no, non battuti. ci credo. Escono Non sconfitti. ci credo, Conta non di ci questo gol credo, arrivato non nel ci finale. credo. Abbiamo Evidentemente perso per due l'unica cosa che rigori viene da dire è che si sentivano già al entrambi sicuro e hanno toccati, cercato la signori. Li ho sconfitta. presi entrambi.
Però solamente la palla ha sbattuto sul palo e è entrata in porta. Non ci posso credere. I nervi vengono quando succedono queste cose. Anche perché, cioè, in tre partite abbiamo fatto un solo punto, due sconfitte. L'abbiamo persa la prima. No, la prima era di coppa, scusate. In campionato abbiamo fatto un pareggio e una sconfitta. Siamo scesi al quarto posto, non siamo più qualificati direttamente, a 19 punti. Abbiamo fatto schifo completamente. Mamma mia, che brutta girata. Comunque, signori, detto questo, andiamo a vedere un attimino la chat. Chi è che vuole parlare? Chi è che si lamenterà? Perché sarà, ci sarà qualcuno a Gallardo. Hai visto? So che la gente... Grazie della disponibilità, Gallà. Non ti preoccupare, stai tranquillo, rilassati. Pensa a giocare e divertiti. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento e per andare ancora avanti in questa carriera, signori, cercando di raggiungere i nostri obiettivi. Ci riusciremo? Non lo so. Al prossimo video, ragazzi.